Ragazzi, bentornati nel nuovo video di Mister Pescatore. Oggi siamo qui a riprendere la storia di The Last of Us 2. E siamo a teatro, abbiamo scoperto che Dina è incinta. Entrambe hanno avuto una discussione, Ellie e Dina. E adesso Ellie sta cercando, diciamo, in questo teatro per scoprire se esso è sicuro oppure no. E si sono allontanate poiché hanno avuto questa discussione che Dina è incinta. E quindi continuiamo. C'è stato questo piccolo disguido. Come vedete, è lì che riposa nel divano. Lasciamola dormire. Cerchiamo un po'. Questo teatro cosa ci potrebbe essere di utile. È chiuso, eh? Oh, una carta collezionabile. Oh, ma perché non la prende? Mamma mia, oh. Non la prende! Ecco, l'ha preso. Mortem. Sicuramente sarà un villain. Alf and Alf. Allora, leggi. Vero 9 Mort Markets. Mente 60, forza 40. Il sedicenne Mort Markets è rimasto in coma per 10 giorni di un terribile incidente d'auto. Al suo risveglio non ricordava niente, eccetto la visione di una falce ricevuta in dono da uno scheletro incappucciato. Poco dopo, uccidendo inavvertitamente il gatto di famiglia, ha scoperto di possedere una lugubre capacità. Può avvizzire e uccidere qualsiasi essere vivente con un semplice tocco. La Society of Champions e la Spark lo stanno cercando senza tregua. La prima per sottrarlo all'attenzione pubblica, la seconda per usarlo in esperimenti sulle armi biologiche. Mortem, al canto suo, è in viaggio per trovare risposte. Perché è stato maledetto con un potere tanto orribile. Perché è stato maledetto con un potere tanto orribile? Ecco. Siamo qui di mattina, come vedete, sono sonnacchiato. Oggi 6 luglio. E allora, abbiamo trovato questa bella carta collezionabile. Non ho ancora trovato una moneta. Ehi, che non è una lettera. Qua in mezzo ai bagni non c'è niente. Saliamo le scale, ci sarebbe la scala, vediamo. Incinta. È incinta, cazzo. Come si fa a mantenere un segreto così? Eh già. Perché non mi fa oltrepassare questo piccolo bar? Ah, beh, c'è il coso. Mi sembra questo capitolo che assomiglia al capitolo in cui Leon in Resident Evil 4 giunge nella chiesa. Allora, vediamo cosa c'è scritto anche in questa lettera. 4 settembre, io Perez Green Adams siamo arrivati alla postazione radio giorni fa. Il WLF non si è fatta ancora io. Per fortuna, la città gli appartiene. Ormai siamo riusciti a metterci in salvo per una combinazione di fortuna e tempismo. Torres e Ward e gli altri saranno già morti. Ci accampiamo qui. Per ora ci basta il 6. 6 settembre. Non riesco a dormire. Brucio per la febbre. Niente medicina. Ho cercato ovunque, non abbiamo nulla. A parte le uniformi. Nessuno. Gira. Vediamo cosa c'è scritto. Vediamo.
Risposta alla radio: quanti di noi ce l'avranno fatta 7 settembre? Febbriciattolo, non ho ferite profonde, posso escludere l'infezione. Gli altri stanno attendendo il buio per fare una sortita all'ospedale in cerca di medicine e altro. Prima di spostarci altrove, sono bravi ragazzi. 10 settembre, perché ci mettono tanto? Già, perché ci mettono tanto? La nota è vecchia, ma è meglio stare attenti. Bel picciolo accampamento. Ehi! Ok. E allora, molto probabilmente, dalla lettera appena letta, io intuisco che ci sarà un jumpscherino, perché quel signora, con la con influenza, con quella febbriciatta, sicuramente sarà stato infettato. Di conseguenza sarà nascosto qui in questo teatro un'altra carta collezionabile. Ma quante carte collezionabili? Beyond. Allora vediamo in giro. Vero nome: Imani Graves. Dopo un'esperienza premorte e 2 settimane di coma, la consumata detective Graves ha acquistato la capacità di lasciare il mondo terreno per parlare con le almine dell'oltrecoma. Ormai nota come Beyond, divide il suo tempo tra le indagini sugli omicidi e le attività di medium per familiari in cerca di conforto. Purtroppo, i viaggi nel regno dei defunti minano progressivamente la sua forza vitale, facendola apparire molto più vecchia dei suoi 35 anni. Quanto tempo le resta ancora, eroe? Ok. Apriamo questa porta. Sicuramente sarà chiusa. Andiamo. Premi quadrati in fase di mira per cambiare spalla. Ok. E qui penso di aver trovato un tavolo da lavoro. Un'altra lettera. Caspita, quante lettere. Allora, andiamo un pocettino questa storia. 13 non penso che torneranno. Non torneranno, saranno caduti in un'imboscata. Mi hanno scaricato. Non è colpa mia se mi sono ammalato. Almeno la febbre è passata, ma muoio di fame. Forse dovrei perlustrare gli edifici vicini in cerca di cibo e provare a contattare qualcuno alla radio. 15 settembre. La pioggia incessante significa che almeno non morirò di sete. Sfortunatamente fa saltare in continuazione la corrente. Usare la radio diventa complicato. Non che mi abbia risposto qualcuno, ma il WF non può aver colpito tutte le postazioni radio della Fedra. Non può essere, devo insistere. 16 settembre, ho sognato che mi irridevano mentre morivo dissanguato. Un proiettile allo stomaco, mi sono alzato. Un proiettile allo stomaco. Mi sono alzato un'ora fa, tremante. Mi serve una sigaretta. Sono in un cazzo di teatro e mi sarei aspettato di trovare uno o due pacchetti in giro. E invece no. 16 settembre, cioè 16, 19 settembre, è saltata di nuovo la corrente. Vado sul tetto per vedere di ripristinarlo. Ok, allora questo bel giovanotto sicuramente sarà morto sul tetto cercando di accendere la corrente. Va La riattivata la luce. corrente. Riattivare la corrente, non mi veniva. Non usciva la parola. Allora, molto probabilmente. Ecco il perché c'era il cavo elettrico. Aspetta. Da qui siamo venuti. Ok, saliamo sul tetto, vediamo quello che possiamo trovarci. Ci faceremo. Ci faremo un bel bagnetto. Intanto la buona Ellie si mette il cappuccio. La bella Ellie. Vediamo dove è questo bel signorotto.
sei fritto? Forse non eri questo grande elettricista. Poveretto. Sicuramente avremo bisogno della benzina. Ah no, già c'è. Ok, vediamo se parte. Okay. Ci siamo, la Heli Fortunella. Certo, perché forse dovevi prima collegare il cavo e poi accendere il generatore, almeno secondo me. E poi, diciamo, attivare la corrente dal generatore. Scendiamo giù, vediamo quello che abbiamo combinato. Aspetta. Guarda cosa avevo dimenticato qua. Sì, ormai sfasciamo. Che cos'è? No, un paio di chiavi. Ok. Forse apriremo quelle due porte che sono... Ho sentito chiudersi una porta. Eccola qui, si è chiusa la porta. La luce è tornata. Aspetta, avevo individuato. No, 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 niente. Dina dorme. Molto triste. Immaginavo. Come immaginavo? Adagio. Ok. Kino del Doden. Operazione Kino. Sicuramente ci sarà qualche collezionabile qui. No, non mi fa passare. Sento qualcosa che si muove. Aspettate un attimo, ragazzi. Oh, caspita, già la pelle d'oca mi è venuta. Wow. Uh-huh. Joel, sarebbe bello guardare un film qui. Che è questo rumore? Vediamo cosa c'è scritto. Oh, un piccolo poster. Sick Habitat. Legge. Forte. The Sick Habitat con i Brick Seat House. Pinnacle Theater. Risalente al luglio 7, agosto 8, 14 settembre 2013. $25 all'ingresso. I proventi saranno devoluti al centro per l'infanzia di Seattle. Gira.
14 settembre. Scaletta di Sicario, ok. Eccomi, la sono bella. Allora. Da brividi. Non ci credo. Ma perché non te la porti una chitarra? Sicuramente ci sarà un trofeo nascosto relativo al trovare tutte le chitarre nel gioco. Aspettate. Successo. Tre anni prima, porca miseria. Comincia quasi a sembrare musica. Joel. Ah, faccio pena. No. Ti mancano soltanto i calli sulle dita. Già. Dai, andiamo. È questo? Sì. Cacchio. Provo a indovinare. Perché vuoi rovinarti la sorpresa ora? Chissà. È un dinosauro? Scusate se smettila, non parlo, ma sono... non te lo dico. Ho sorpreso nel vedere questo. Vediamo. Flashback. Con Joel. Un elefante? È una cabrio? Non indovinerai. È un cucciolo? Tanti gattini? Cioè una nidiata? Cos'è una nidiata? Però Joel... Un mucchio di gattini? Joel lo vediamo piuttosto in... Sta attenta. Tranquillo. Piuttosto invecchiato. Ops. Ah! Vero, perché Ellie non sa nuotare. Ellie, ma sei impazzito! Ellie non sa nuotare. Dovresti vedere la tua faccia ora. E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola. Sì, ridi, vecchietto. Questa me la paghi. Da quella parte. Ti odio. E questo è una, diciamo, un breve... Gloria a vista d'occhio. Un breve... Non vuol dire agitarsi. Spingere l'acqua con tutto il braccio. Bla bla bla. Esatto, vedo che recepisci. Allì, vieni, guarda. Cos'è? Visto? Di là, guarda. Non c'è niente. Ah, sì. No, c'è il cervo. Ho visto. Pensavo che mi gettassi in acqua. Spingessi in acqua. Sembra. Oh! Allora com'è? Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh,
In realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Ti ho fregato e questo ti fa arrabbiare? Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. Ah, mi dovrei buttare in acqua? Non è che c'è qualche carta collezionabile qui, vero? Dobbiamo passare sotto. Vai a ah, da qui. Ok. Ellie si è addormentata e quindi siamo qui nel suo ricordo. Mamma mia, quanto è triste. Il mio professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigavo con un'amica. Diceva che le luci erano terroristi. Finivamo sempre in punizione. Dovresti smetterla di arrabbiarti per quello che dico. Difficile con gli idioti. Provaci almeno. Un altro bel tuffo. Dove mi stai portando? No, perché non ti sommergi? Ah, ok. Ti sommergi. Un nuovo paio di scarpe? Ehi, ma quante ne hai? Non quante vorrei. Dammi una mano. Vieni. Ok. Al diavolo, ci rimango. L'hai capito. Ora ora. Ma per caso è un'enorme collezione di fumetti? Anzi no, una collezione di DVD. Ehi, c'è una collezione di DVD. Sì. E quale delle due? Sì, e basta. O magari di Laserdisc. Ne ho sentito parlare. Una L più giovane, chiaramente 3 anni prima. Avanti, camminiamo. Dove andiamo, cara amica, amico... buon vecchio amico Joel, aspettate un attimo, qui ci sono. Io ho paura di lasciare qualche carta collezionabile, qualche moneta, no? Tu mi tagli la strada, Joel. Vediamo se c'è qualcosa di qua. Qua non c'è niente. Vabbè. Yuming Museum. Porca vacca, Joel. Eccoci. Non me ne ero accorto. Dio, è un dinosauro. Niente meno. Joel. Sorpresa. Porca merda. Porca vacca, un dinosauro. Eh già. Certo, Ellie non ha avuto la possibilità di... vedere tutta la specie di dinosauri. Anzi, saliamo su. Andiamo, non mi fa. Ehi, Resident Evil 4. SRX. Museo di storia naturale del Wyoming. Wyoming, non Wyoming, come l'ho detto io, Wyoming. Maria, è lei che mi ha parlato. Ho pensato potesse piacerti. Hai pensato bene. Niente, mi fa salire, va bene. Continuiamo. Jurassic Park. Povettino, Jurassic Park. Questo cos'è? Un libro? Ma sui dinosauri. Wow. Vabbè. Hai messo pure il volantino.
provarlo? No, grazie. Peggio per te. Jurassic Park. Uova di dinosauro. Vediamo parecchi stadi. Guarda che artigli. Quello è un velociraptor. In realtà è un dinoico. Sono quasi sicuro che siano velociraptor. Già. O almeno li chiamavano così in quel film. Quale film? A serio? Pronto? Sì, mi spiace, ma i dinosauri sono impegnati. Che stai facendo? Oh, un attimo, un dinosauro si è liberato. John, è per te. Divertente. Chiarissimi riferimenti a Jurassic Park. Capita? Sei vecchio. Avevo capito, sì. Bene. Però niente, non troviamo nessun collezionabile. Niente di niente. La modalità ascolto, non me la fa utilizzare. Guarda qua. Compsognatus. Ah, ma è chiaro. Ma chiaro, ci sono dei riferimenti palesi. Compsognatus. Nome altisonante per questi scriccioli. Sì, sono dei dinosauri piccoli, massimo. Attaccavano in branco. Toccavano in branco, come nel film di Jurassic Park. C'erano anche loro nel film. Ma perché non la dici? Sì. Ma in un altro. Nel secondo. Hanno girato un seguito. Allora ma sono deludente. Deludente. A me è piaciuto. Compsognatus. No. Allora, sono stati nel secondo film Jurassic Park 2 e anche nel terzo. Per un attimo. Compsognatus, mi ricordo il infatti quando ho letto il nome Compsognatus, mi è venuto in mente il ragazzo che dice Compsognatus nel terzo film. Ehi. Diventerà una moda? Eh sì. Spero non diventi una moda. Ma ora prendiamoci il cappello. Triceratopo vuol dire faccia con tre corna. Ma ne ha due. Non deve essere bello quel corno puntato addosso. E già. Triceratopo. Finalmente un nome familiare. Dimene. Il Dimetrodon era un predatore alfa. Cos'è un predatore alfa? Un predatore super cazzuto. Oh. Eppure è piccolino. Era riferito a me. Anche lei, anche lui il cappello. Beh, se piace a te. Oh sì, a me piace un sacco. Gallimimus significa imitatore di galli. Con quelle principi. Chi inventa questi nomi? Gli scienziati. Beh, che i cretini. Brachiosaurus. Il Brachiosaurus mangiava 300 kg di piante al giorno. Immagina la cacca. 300. C'era una scena in cui un personaggio diceva: questa sì che è una bella montagna di merda. Che film è? Possiamo guardarlo? Ho un'idea. Appena torniamo a Jackson, serata cinema. Oh, a tema dinosauri. E anche lui. Eh.
Caspita, questo dinosauro compare in Jurassic Park 3. Un altro decappello. Perché non me lo fa prendere? È strano, non lo fa prendere. Che cosa hai visto? Ehi, questo sembra un uccello. Beh, i paleontologi ritenevano che gli uccelli discendessero dai dinosauri. Oh, fermi tutti, è arrivato il professore. Qualcosa l'ho imparato anch'io. Da un film. Andiamo avanti. È una scimmia. O un pterodattilo. Guarda quanto è grosso questo teschio. Già. Mi ricorda un po' Tommy. Guarda che glielo dico. No, dai. Mi se lo guardi con la luce giusta, boom, Tommy. E qua siamo passati. Qui è chiuso. Velociraptor. Joel, questo è quello di cui parlavi prima? Il Velociraptor? È piccolino. Non puoi mai fidarti dei film. Eh già. Qui è chiuso. Che stai guardando? Che stai guardando? Wow. Non l'avevo visto. Saliamo le scale. Visitavi spesso musei? Sì, Sara, adorava. Non esagero, mi ha trascinato in ogni singolo museo del Texas. Sembra una giraffa. Eh già. Sì, hai ragione. Ehi! Ha un suo fascino. Eh già. Te l'ho detto. Ma ora voglio il cappello indietro. L'estinzione. Che c'era? No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Oh, ma smettila. Ehi, Joel, indovina qual è stato il primo animale nello spazio. Questa la so, era una scimmia. No, erano mosche. Nel 1947. Per studiare le radiazioni ad alta quota. E sono sopravvissute. Sei in gamba, ragazzina. Grazie. Aspettate un attimo, ragazzi, c'è una chiamata. Porca. Sì, pronto. Va bene, ciao. Va bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Siamo qui ancora qui nel museo, ci vediamo al prossimo episodio. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale.